Ti salutiamo, Regina del Cielo, Salomone, quando fu assunto al regno, fece fare due troni, un trono per sé e un trono per sua madre accanto al suo. E fece sedere sua madre accanto a sé. Chiamò tutti i dignitari della corte e volle che tutti riverissero il re e la madre regina. Tutto era segno scritto per noi. Salomone è figura di Cristo, la madre che siede sul trono accanto al re, che ha gli stessi onori del re, si siede come regina e la Madonna. Socio del Verbo incarnato anche nella regalità, come si socia in tutto il mistero della redenzione, adesso è socia del Figlio glorioso nel mistero della glorificazione. Sono Maria Regina esercita la sua regalità non come le regine del mondo, perché non cessa di essere madre, è la madre degli uomini, è la fedele collaboratrice dello Spirito Santo. Per un momento però noi vogliamo guardare questa regina assisa sul trono, Maria è al centro della rivelazione, al centro del mistero della salvezza. La troviamo all'inizio, la troviamo alla fine, la troviamo al centro e deve restare al centro della nostra vita e nel nostro cuore, che dobbiamo preparare un trono come a Gesù, così a Maria. È la prima donna che incontriamo nella rivelazione, a principio, nell'Eden. E la troviamo sulla bocca di Dio. Difatti, cosa dice al serpente? Ecco, una donna ti schiaccerà il capo e tu inciderai in vano al suo calcagno. Porrò inimicizia tra te e questa donna, tra il seme tuo e il seme di lei. Questa donna è Maria, una donna nata, sì, dalla carne umana, ma appartenente a un altro ordine, alla nuova creazione, perché doveva dare inizio a una vita nuova, a una vita eterna. Ci sono due donne, la prima a capo della prima creazione, madre dei viventi, ma dei viventi che muoiono. Nella seconda creazione, quella dello spirito, ecco una donna che diventa la madre dei viventi che non muoiono più. Maria è la madre della vita. E all'inizio della nuova creazione, quella operata da Cristo, una volta che la vecchia creazione, quella dei sei giorni, ha fatto fallire il piano divino. Noi apparteniamo per una parte alla vecchia creazione dei sei giorni, ma apparteniamo d'altra parte alla nuova creazione che fa capo a Cristo, nato da Maria.
Se qualcuno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate delle nuove. E la nuova creazione nasce da Maria. È Cristo l'autore della nuova creazione, ma Cristo che nasce da Maria. Ed interviene qui lo Spirito. Lo Spirito del Padre e del Figlio creano un soggetto capace di dare inizio alla nuova creazione immacolata, a una creazione senza peccato, alla creazione eterna. Maria per questo viene concepita immacolata, senza peccato, piena di ogni grazia. Ed è lo Spirito del Signore, colui che deve operare le meraviglie di Dio in questa nuova creazione, lui che presiede la vita, è lo Spirito di Dio che crea questa donna immacolata, perché deve essere la sposa da cui nascerà il Verbo incarnato. Lo Spirito Santo che nella Trinità è infecondo, perché il Padre genera il Figlio. Dal Padre e dal Figlio procede lo Spirito Santo, ma dallo Spirito Santo non viene generato nessuna persona. Non procede nessuna persona nella Trinità. E allora lo Spirito Santo trova la sua fecondità al di fuori, nella nuova vita. Ed è lui che scende nel grembo di Maria. Ma prima di scendere nel grembo di Maria, prepara questo grembo, lo rende immacolato, santo. E lo Spirito del Signore, che in un'epicresi meravigliosa, nel grembo di Anna, nel primo istante del concepimento, la prende e le fa l'Immacolata, simile a Lui, l'Immacolato Eterno, lo Sposo Immacolato Eterno, la Sposa Immacolata creata da Lui. E tra due questi, tra due Immacolati, che avviene l'unione per generare il Verbo di Dio sulla terra. Maria, Immacolata, offre il grembo all'Immacolato, suo Sposo. E l'Immacolato, suo Sposo, lo Spirito, scende in Maria. E da Maria Immacolata nasce il Verbo Immacolato dalla carne umana. E la nuova generazione. Ci troviamo in una prima epifesi, proprio nel grembo di Anna, e una seconda epiclesi, nel momento in cui la Madonna deve dire questo sì. Momento meraviglioso dell'unione tra Dio e l'uomo, la ierogamia, lo Spirito scende nel grembo di Maria e dal grembo di Maria fa nascere il fiore, Gesù. Maria è il socio del Verbo incarnato in quest'opera meravigliosa di purificazione, di redenzione, e là sotto la croce, quando l'operazione, diciamo, viene compiuta, Gesù dice, rivolto a Maria, donna, ecco tuo figlio, abitando in Giovanni tutti gli uomini, che ormai sono redenti dal sangue di Cristo e dal dolore di Maria associata a Cristo. E eccoci alla terza epicresi. Maria dichiarata madre
adesso che Cristo suo Figlio è andato in cielo e tutta l'azione di santificazione viene affidata allo Spirito, e lo Spirito che ritrova la sposa, la congiunge a sé. Nella Pentecoste avviene la terza epicrasi per Maria. Nella prima epicrasi è creato Immacolato. Nella seconda epicrasi è fatta Madre di Cristo. Nella terza epicrasi è fatta Madre degli uomini. Puro Spirito Santo attirato da Maria, lo Sposo Divino attirato dalla Sposa, scende. In quel momento Maria è Chiesa, diventa Madre della Chiesa. Tutti quei 120 attorno a lei sono la Chiesa, di cui lei è Madre, ed è nel grembo della Chiesa, cioè nel grembo della prima madre, della radice della Chiesa, che scende lo Sposo Divino e crea Gesù. Crea Gesù, il mistico corpo di Gesù. Da allora Maria è la madre degli uomini, che deve accompagnare gli uomini nel cammino della vita, insieme con lo Spirito Santo, collaboratrice del Verbo incarnato nella sua vita mortale. La Madonna sarà collaboratrice dello Spirito Santo nella sua vita mistica reale. In questo momento Maria, assunta in cielo, è qua sulla terra con lo Spirito Santo per continuare la sua azione santificatrice nella nuova creazione che è sbocciata il giorno primo dopo il sabato. Quando la vecchia creazione morì con Gesù, la nuova creazione si preparava. Dice la Scrittura, il primo giorno dopo il sabato è il riposo di Dio. Dio crea e si riposa. Gesù, Verbo di Dio, si riposa nel sepolcro. La creazione vecchia è chiusa. Ma il primo giorno dopo il sabato, ecco la nuova creazione, esplode la luce. Cristo risorge con Gesù e Maria, la prima in cui è riflessa la luce del Verbo incarnato, ormai risorto, divenuto capo, principio della nuova creazione. Noi ci troviamo in questa seconda creazione, che è eterna, purtroppo, per la natura umana che permane in noi inficiata, apparteniamo anche alla vecchia creazione, al vecchio uomo che deve essere distrutto perché nasca il nuovo uomo completo, in modo che, come abbiamo portato l'immagine dell'uomo Cristo mortale, così un giorno possiamo portare l'immagine del Cristo celeste. E in quest'opera di trasformazione dell'uomo vecchio nell'uomo nuovo c'è Maria, collaboratrice dello Spirito Santo, per cui noi nasciamo ogni giorno uomini nuovi dallo Sposo della Sposa, dallo Sposo che è lo Spirito e dalla Sposa che è Maria. È un'azione continua che nella Chiesa compie lo Spirito Santo in collaborazione con nostra Madre, perché lei è la Madre della vita, la Madre dei viventi, e senza Maria lo Spirito
non fa niente negli uomini. Di qui l'importanza della Madonna nella vita dell'umanità, della nuova Eva. Guardiamo adesso a Maria, madre nostra e regina, e in cielo assunta, accanto a suo figlio, nella gloria del Padre. La prima donna che abbiamo incontrato nell'Eden, quella donna che incontriamo al centro della rivelazione, quando venne la pienezza dei tempi, dice Paolo ai Galati, Dio mandò suo figlio nato da donna, da quella donna che già aveva prospettato agli uomini, Adamo ed Eva, e che aveva prospettato al serpente, ecco una donna ti schietterà in capo. E questa medesima donna ritroviamo alla fine della rivelazione, per cui tutta la rivelazione è racchiusa nel mistero di Maria, che è accanto a Gesù. Maria redimita di gloria in cielo, accanto a suo figlio, vestita di sole, 12 stelle attorno al suo capo, la luna sotto i suoi piedi, il dragone che cerca di divorare colui che nasce da Maria, cioè la nuova creazione, i nuovi uomini. Sono sempre in pericolo perché lui è il padrone ancora di questo mondo, e allora Dio l'Altissimo porta la donna al sicuro insieme con suo figlio che siamo noi. Noi siamo sempre con Maria per essere salvati dalle fauci del dragone, finché non siano compiuti i tempi, quando il figlio cresciuto, il primo figlio unigenito, colui che la spada affilata non trafiggerà il dragone, lo legherà e lo butterà nell'inferno. Allora la vita esploderà, i cieli si apriranno, gli uomini saranno nella gloria del Padre attorno a Maria, e là si canterà il cantico nuovo, il cantico della felicità che mai si estinguerà. Questo è il potere di nostra madre. E anche la nostra epopea, perché siamo i figli di Maria, dove la madre gli hanno diritto di stare i figli. Nessuna legge umana può impedire al figlio di andare a visitare sua madre, a meno che il figlio non sia dichiarato del genere. Se Maria è in cielo, noi abbiamo il diritto di visitare la nostra madre. Già abbiamo un diritto acquisito, perché disse Gesù, vado a prepararvi un posto in modo che là dove sono io siate anche voi. Ma staremo accanto a Gesù e a Maria, perché è da Gesù, nato da Maria, che viene la vita, e da Gesù e da Maria, che a noi è venuto tanto bene. Ma Maria, nel medesimo tempo che è in cielo, è qua sulla terra, come lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo cammina con noi. Dice la Scrittura, egli guida i figli degli uomini. Quelli sono i figli di Dio che sono guidati dallo Spirito. Lo Spirito cammina con noi. E con lo Spirito cammina Maria, è Santa Maria del Cammino. Ma Maria, per opera e volontà dello Spirito, diventa per gli uomini modello di comportamento, modello di vita, il modello meraviglioso a cui dobbiamo assomigliarci. Abbiamo parlato dell'icona di Cristo, che lo Spirito Santo produce lentamente dentro di noi, e anche l'icona di Maria. Proprio nel Paradiso Dante
dire per Maria, ecco la donna che al figlio più assomiglia, colei che al figlio più assomiglia. Maria è la copia fedelissima di Gesù. Gesù è nato dallo Spirito da lei. È nato per lo Spirito da lei. La fisionomia di Gesù e la fisionomia di Maria si rassomigliano. Non ci sono inquinamenti di altri geni, non ci sono inquinamenti di altre carni e di altri sangue. C'è lo Spirito che le fa sbocciare dal grembo immacolato di Maria, appunto per la sua immacolatezza. Non ha ereditato il patrimonio genetico negativo dei suoi avi. Ecco che nasce da Maria Gesù, tutto somigliante a Maria. E lo Spirito durante la vita la rende moralmente più vicina al suo figlio. Maria, opera dello Spirito Santo, prima opera dello Spirito Santo, è l'icona perfetta di Cristo. Possiamo guardare a Maria come modello da imitare. Imitando Maria, imiteremo l'unico modello che è Cristo. Saremo come Cristo. Del resto Maria è fabbricatrice di Cristo. Ha fabbricato il primo Cristo. Nello Spirito Santo fabbricherà anche noi nello Spirito Santo a somiglianza del suo genito. E allora Maria è collaboratrice dello Spirito e nel medesimo tempo modello offerto a noi a cui guardare. È un modello imitabile, è tutta nostra, sebbene appartenga tutta alla nuova creazione, quello dell'ottavo giorno. Se resta questa nuova creazione dell'ottavo giorno, apparteniamo noi come creature nuove, come rinati del battesimo. E allora guardiamo Maria e cerchiamo di fissare le linee fondamentali del suo atteggiamento, perché noi possiamo ricopiare Maria dentro di noi. Guardiamo Maria e noi e cerchiamo di edificarci guardando Maria, di sembrare che sta sul monte, collaborando con lo Spirito perché si formino anche in noi i tre atteggiamenti fondamentali di Maria che trovate qui proprio sulla lavagna. Quali sono i parametri nostri? Sono tre. Relazione con Dio, relazione col prossimo, relazione con noi. Asse, zeta, zeta. Asse, ipsilon, asse, ipsilon, secondo la cristologia, detta degli discendi. Nell'asse zeta, Maria è tutta aperta a Dio, conosce Dio, ama Dio. Frutto della conoscenza e dell'amore è l'adorazione. L'adorazione è fatta da due elementi, uno intellettivo, che appartiene alla mente, l'altro che appartiene alla volontà. L'intelletto conosce. La volontà dietro alla conoscenza, quando è letta, compie quello che deve. Maria riconosce il tutto di Dio. Nessuno degli uomini ha conosciuto Maria, ha conosciuto Dio come Maria, perché tutto è investito di Spirito Santo, dello Spirito di verità. Lei era nella verità tutta intera,
conosceva i suoi limiti creaturali. Tutto aveva ricevuto da Dio e conosceva la grandezza di Dio. Conosceva anche quello che Dio aveva fatto in lei. Grandi cose ha fatto in me dell'impotenza. E adora, adora Dio, e è l'adoratrice di Dio, la perpetua adoratrice di Dio. Lo adora prima che Cristo nasca, lo adora nel Figlio, perché riconosce nel Figlio Dio. Lo adorerà sempre. Essa l'adoratrice. Essa che raduna in preghiera gli apostoli in attesa dello Spirito. Maria, la grande adoratrice di Dio, la religiosa di Dio, la consacrata a Dio. Ecco il primo atteggiamento di Maria che dobbiamo ripetere in noi. Nella conoscenza e nell'amore dobbiamo essere in continua adorazione di Dio. Anime adoratrici ci vuole il Signore, anche senza inginocchiarci necessariamente davanti a Gesù sacramentato, camminando nella vita, siamo gli adoratori di Dio. Perché il Padre, diceva Gesù, cerca questi adoratori che lo adorano in spirito e verità. La prima adoratrice di spirito e verità fu Maria. Anche noi, fratelli, nel nostro cammino della vita, siamo adoratori di Dio. Questi adoratori cerca il Padre. Adoratori che adorano Dio nello spirito e nella verità e che non sono legati a luoghi, non sono legati a niente. Perché Dio è spirito e tutto ciò che coibisce questo spirito impedisce la piena visione di Dio, il pieno culto di Dio. Noi non siamo legati a niente, a nessuno, a nessuna cosa. Siamo gli adoratori di Dio, i lodatori di Dio, come Maria. Adoratori e lodatori di Dio. L'anima mia magnifica il Signore, gridava Maria, e qui magnifica te il canto perenne di Maria. Lo recitò sempre, lo espresse davanti a Elisabetta, ma lo cantava sempre nel suo cuore. La Madonna cantava sempre in Maria, che è l'adorazione di Dio, di colui che siede sul trono, di colui che governa il mondo, di colui che regge l'universo e compie meraviglie nell'universo, di colui che detronizza i grandi e esalta gli umili, di colui che fa poveri e ricchi, e ricchi poveri, di colui che è potente e grande. E non vedete degli altri com'era la Madonna. Tutto amore, tutto amore, tutta carità. La Madonna non si possedeva la più povera di se stessa. Non aveva niente, non aveva niente. Perché è dono, come lo Spirito Santo è dono, ossia totalmente donato. Perfetto. Ecco perché non ha un volto, non ha consistenza, è vento, l'attività, energia, azione, perché è il dono continuo. Così anche la Madonna diventa dono di se stessa e gli altri. Dono suo figlio, insomma. La Madonna per suo figlio era la madre dei viventi, la madre del mondo. Gesù era tutto per lei, tutto, nell'ordine della natura, nell'ordine della grazia. Le relazioni tra Gesù e Maria sono intimissime, vitali, eppure Maria, essendo dono, dona suo figlio, lo dona al Padre. E lo dona agli uomini.
lo vuole il mondo. Se possa essere figlio e continua la nazione, anche nella sua vita mortale, abbiamo queste caratteristiche della carità di Maria. A Cana si accorge che non hanno vino e dice a suo figlio: provvedi. Dovunque si trova Maria, gli fiorisce la carità. Nella casa di Elisabetta è la carità di Maria che trionfa. Dovunque va Maria, posta se stessa dono, e il dono di se stessa, vera madre, che dona la salute per i figli. Nessun sentimento di egoismo in Maria, tutta donazione. Esempio meraviglioso, modello anche per noi. Anche noi siamo doni per gli altri. Maria fu poverissima, radicalmente povera, perché diede tutto, nulla con il suo cuore, tutto. Già nel figlio aveva dato tutto. La poverella di cui era innamorato San Francesco. La Madonna della Vita. E quando mandava Maria e la chiamava la Madonna poverella, si sceglieva il lapide, si sceglieva la Madonna poverella. Ma la chiamava la regina degli angeli dei santi, la Madonna, la Madonna di me, la Madonna poverella, la poverella. Perché lo spirito comprendeva che la Madonna era la poverella per eccellenza. Dono di se stesso in noi. Anche noi dobbiamo ripetere questo atteggiamento. Siamo dono per gli altri. Siamo dono per Dio. Siamo dono per gli altri. Dobbiamo espropriarci e lasciarci espropriare. Dobbiamo lasciarci mangiare degli altri. Questi siamo di Dio. Ormai il centro gravitazionale nostro non è dentro di noi, è fuori di noi, in Dio e negli altri, che sono il Dio che cammina con noi, in questo mondo, e il Dio che vuole essere raggiunto in fratello. E allora donazione completa per tutti, nella misura in cui muore il Padre, ma donazione continua. Questo è l'atteggiamento. Dobbiamo essere amore, come Maria tuo amore. E non guardi in se stesso. Ecco il parametro X. Visto con Z, la Z, la X, adesso la X. Quello che guarda la gente a noi, la Madonna. Nella luce di Dio, come poteva essere? Nell'esempio del figlio come poteva essere, nella luce di Dio, vedere il tutto di Dio e il nulla della creatura. Ma è un senso di stato qui, non era nulla. È la creatura di Dio, in tanto esisteva in quanto Dio è di lei. Per cui nella verità, essa non è il nulla, guardo il mio stato che c'è. Ho guardato la nullità della terra. E le riguardi di Gesù. Quando Gesù scese nel terra, ecco, c'è un progresso nell'unità di Maria. Un primo progresso di uno stadio prima dell'incarnazione. Allora è già umile. Perché nella luce dello Spirito ed essendo una verità, non è visto nulla. Il tutto di Dio,
ma quanto il verbo si incarna in lei e si verifica la kenosis, l'ambientamento di Dio. La Madonna è influenzata potentemente da questa kenosis di Dio. Dio si ambienta, si annichilisce in me e trascina in questo annichilimento la Madonna che si sente in me. E ancora più potentemente sente a guardare l'unità, la divinità, la società della persona. E cresce questa unità in Maria quando vede che Dio morto sulla croce. Il figlio di Dio muore. Anche lei muore completamente su questo. E si annulla davanti a Dio, che è puro riferimento a Dio. Guardiamo l'Evangelo del Signore e diciamo a Dio che fa il Signore di noi la tua volontà. L'ecco di Maria pianto l'ecco nostro nella coscienza della nostra unità nel nostro niente. Che si crede qualche cosa, basta. Se ci crediamo qualche cosa, siamo lì. Mentre nostro Spirito di Dio, creai, dice Paolo, se non hai ricevuto, e allora perché ti vanti, così che non l'avessi ricevuto da un altro, e niente. Anche di opere buone che vengono da Dio. Il verbo di Dio che vive in me, che opera in me, nell'ambito della ragione dello Spirito, che arriva di me e non faccio niente, e lui che opera. Tutto quello che sono, tutto quello che opera è in me. E Dio viene da Dio, e viene da me. E allora ecco l'umiltà che è l'atteggiamento di colui che è l'illuminò e Dio predilige l'illuminò. Colui che è illuminato da lui conosce, conosce. Lei ha guardato in lui e ha rispettato in sé. Su chi volgerò il mio sguardo? Su chi volgerò il mio sguardo? Sul nome, sul povero, su questo che Dio non mi guarda. Se vogliono essere guardati da Dio, contemplati da Dio, e vediamoci davanti a Dio, Dio ci guarderà. Tu sarai il suo sguardo di Dio. Dice Lutero, come si fa Lutero, il commento alla musica, la musica di Dio. E che Lutero, nella sua prevaricazione, si conservò benedizione di Maria, nella vita privata, recitare sempre la Maria di sé, e lei non credesse di Maria. Non vedeva bene alcuna impostazione di Maria, ma come credesse per Maria che aveva tanto, e come concetto atto di Maria. Contrariamente a quando poi si usasse qualche fuggendo Maria o tenendo Maria, non così pare che c'era. E Maria mi dice, ha guardato l'unità della Madonna. Maria avverte lo sguardo di Dio. Avverte lo sguardo. Anche di Lutero, anche che con processi dello sguardo di Dio, subito rivolto a Dio, si rivolge a Dio, ha guardato l'unità dell'Eterno e poi, per queste tutte le generazioni che ne vanno in diaspora, santo il Signore.
Ecco, Maria riceve, ma subito ribalta. Tutto subito. Tutti anche noi. Dobbiamo ribaltare. Via tutti. Noi siamo lì. Camminiamo in questa unità di Maria. Di nostra madre. Modello meraviglioso di vita. E lo Spirito Santo che ha creato in Maria questi sentimenti, questi atteggiamenti. E lo Spirito Santo, in collaborazione con nostra madre, a creare dentro di noi questi atteggiamenti. Allora, il nostro cammino dall'uomo carnale all'uomo spirituale sarà completato. Allora saremo veri cittadini di Gerusalemme. Allora potremo godere anche in questo mondo della visione di Dio e il giorno per nostra assunta la gloria per cantare insieme con Maria nostra madre e Dio figlio della vittoria e in gloria. Ti ringraziamo, Signore, a termine di questo viaggio e ti chiediamo, Signore, la più ampia benedizione. Noi ritorneremo alle nostre case, alle nostre faccende, ma desideriamo portare con noi la pace di questi giorni, la parola di questi giorni, la grazia di questi giorni. Il tuo Spirito ci faccia ricordare tutto quello che tu ci hai detto e quanto hai operato per noi. Ma che ritornando a valle noi siamo luminosi della tua luce. E comunichiamo agli altri che incontriamo la tua pace. E Signore, ti chiediamo in questo momento la più ampia benedizione sul nostro cammino, la più ampia benedizione sulle nostre imprese, sui nostri progetti, sulla nostra vita. E mettiamo tutto nelle tue mani e vogliamo scendere a valle cantando le tue grazie, le tue meraviglie.